Ma che fai? Guarda cosa faccio! La tua TNT sta per saltare in aria tutta quanta! Non mi interessa se esplodo! Oggi ragazzi la serie di Griff prende tutta un'altra piega, perché questa volta c'entra un altro youtuber. Mi dispiace, prima cosa che premetto, io stimo un sacco Lion, quindi le cose che vedete all'interno di questo video saranno perché devo mantenere il personaggio del fan che appunto entra all'interno del server e deve cercare di gestire la situazione. Vi spiego un attimino tutto quanto leggendo il commento di Claudio Infuocato, che ci scrive questa cosa qui, è veramente molto importante. Oggi un episodio molto delicato. Marco, ogni giorno convivo in un server di hater tuoi, ma soprattutto odiano il mio youtuber preferito, Lion VGF. Fai qualcosa, ti sto scrivendo stamane su Instagram Direct, punisci tutti. Io ovviamente ho parlato con questo ragazzo e mi sono messo d'accordo sul fatto che entrerò come nuovo aiutante su questo server di hater, quindi tecnicamente all'inizio, da quanto ho capito, avrò proprio un interrogatorio per capire se anche io sono un hater di Lion e tutti quanti gli altri youtuber. Se passerò questo tipo di interrogazione, potrò aiutare all'interno del server a portare avanti appunto l'economia e tutta quanta la città. E ok, questa è una cosa molto strana. Iniziamo a entrare nel server e poi spieghiamo mano a mano. Vediamo, perché dentro c'è già il proprietario del server, Shonjini08, che credo ci stia aspettando. Da questo momento in poi non so cosa aspettarmi. Ripeto, tutto quello che sarà scritto, ecco, già scrive chi sa in chat. Ma c'è già le hack. Ciao Shonjini, sono il nuovo aiutante. Ma è in creativa questo Shonjini? Non so come giostrarmela, perché a parte che qua c'è scritto Tempio di Aldone 34, ma quanta gente c'è in questo server? Ma non mi dice niente questo Shonjini. Vabbè, io vado in giro. Ma che server è, ragazzi? Ma è bellissimo. Oddio! Ma non ce l'avevo fatto alla casa di la statua di Lion. Devo farti delle domande per rimanere. Va bene, è il momento di interrogazione. Va benissimo, dimmi. Ah, io sto scrivendo anche in caps. Vabbè ragazzi, lasciamo stare. Ma non ci ho fatto caso alla statua di Lion. E lì ci sono tutti quanti i cartelli. Dopo andremo a guardare anche quella statua lì per vedere cosa c'è scritto. Ma mi deve fare le domande o deve costruire sto Shonjini? Ragazzi, questo server... Ok, già scrive uno. Va bene, vediamo cosa ci vuole scrivere questo Shonjini. Io ho un botto paura. Che cosa ci può chiedere? Odi Lion? Sì, odio Lion. Ovviamente ragazzi, non lo odio. Lo rispecifico perché serve sempre. Non odio Lion. Come mai? Cosa scrivo? Cosa posso scrivere? Come mai posso odiare Lion? È impossibile odiarlo. Allora, facciamo così. Non mi piace il suo video di GTA. Mettiamola un po' sul vago. Perché? Perché io amo solo Minecraft. Scriviamola anche un pochino male, dai. Ha scritto anche perché XK, l'ho scritto anche io, neanche mi sono accorto. Prima domanda passata. Ok, ragazzi, stiamo entrando piano piano dentro al server, così credo. Intanto cerchiamo di capire un po' come è strutturato. Ma questo tempio qua è gigantesco. Seconda domanda. Hai messo dislike al video di ieri? Sì, quello dell'SCP. Mi sembra che abbia caricato video dell'SCP Lion ieri. Se ha azzeccato, ragazzi, vuol dire che lui sa che io odio Lion. Odio sempre tra virgolette. Vediamo. Ok, ha scritto K, che nel linguaggio normale vuol dire va bene, ok. Seconda domanda passata, quindi. Urca, ragazzi, questo Shonjini qua mi sta facendo venire l'ansia. Scrivi ora il nome qua. Devo aggiungere il mio nome all'elenco di persone che odio. Ma sono tantissime! Shonjino, Aldone, ZPlayer24, Giadalove, Luca The Best, Claudio Ita, che tecnicamente è il ragazzo che a sto punto non odia Lion perché ha fatto la spia. Poi Demino11, Sterminator, Monfix... Ma ragazzi, ma è un server enorme! Vabbè, io a sto punto devo aggiungermi all'elenco di persone che... odiano Lion. Vabbè, craftiamoci un attimino qua la crafting table. Allora, non l'ho fatta io la statua. Un po' spaventosa la statua in effetti, ragazzi, perché come vedete è stata rubata. Ok, come vedete ha una spada conficcata dietro. Questa cosa è veramente molto creepy, ragazzi. Allora, facciamoci la nostra crafting table. Passato il test. Speriamo che mi dica di sì, ragazzi, perché così possiamo stare tranquilli e fare... Come no? Allora, craftiamoci il nostro cartello. E purtroppo, ragazzi, dobbiamo scrivere il nostro nome. Piercocco04. Che non è un nome proprio bello, però 0404. Con calma, ragazzi, griffiamo tutto quanto. Prima ho dovuto fare questo passaggio, questo step, per avere la fiducia, appunto, del presidente, del capo di questo server.
Che open ha avuto? Perché mi ha dato tutte quante le sue cose. È anche full diamond tranne del metto. Credo stia scrivendo in chat perché è fermo. Quindi non so cosa stia facendo questo Shonjini. Vediamo se sta scrivendo qualcosa in chat. Sai usare Word Edit? Certo, capo. Lui ha scritto vado a minare. Io gli ho scritto vado a studiare come è fatta la città. Così cerchiamo di capire un attimino se in zona possiamo trovare degli oggetti, appunto, per poter griffare tutto quanto questo server. Perché una cosa, ragazzi, è che non, magari non vi piacciono youtuber, però bisogna sempre rispettare il lavoro e i video altrui degli altri. Quindi mi raccomando, se anche a voi non piacciono youtuber, è inutile mettere dislike, ragazzi, magari, e scrivere commenti offensivi. Se non vi piace qualcosa, non guardatelo quant'altro, perché magari altre persone piacciono i video, appunto, delle persone che a voi magari non piacciono. Poi abbiamo la casa dell'aiutante. Io sono entrato così a sbuffo, senza magari controllare se ci fossero trappole o meno. E ci sono delle chest. Quindi qua le case sono fatte tutte quante in quarzo, in sabbia. Questa qua cos'è? Casa, zona degli ospiti. Quindi potenzialmente questa qui potrebbe essere la nostra casettina. Ti aggiungo al gruppo WhatsApp. Sì, più tardi. Questo qua vuole aggiungermi anche al gruppo WhatsApp. Cioè, sono proprio in piena fiducia dentro questo server. Te lo dà Claudio, così quello che ci ha invitato gli dà il numero. Però non so se quando vedrà il risultato di come finirà questo server vorrà il mio numero e aggiungermi al gruppo WhatsApp. Comunque, allora, questa qui è la casa dell'aiutante. E come vedo c'è un sacco di cibo. Sono felice che sei entrato. Non so se sarai felice per la stessa fine che farà il server. Qua dentro la cesta abbiamo un sacco di picconi. A loro mi hanno invitato nel server perché devo minare, vero? Allora, un piccone ce lo prendiamo, ragazzi, perché ci può servire. Quanti anni fa? Io ne ho fatti 11 ieri. Perché io, ragazzi, tra 5 giorni faccio 24 anni. Ma in realtà qua dico che ne faccio soltanto 11. E questa chest qua è vuota. Io mi sono preso un piccone. E questa qui era la zona degli ospiti. Allora, cerchiamo di capire anche qual è casa sua. Perché questa qua è casa dell'aiutante. E dentro abbiamo una spada. Anche un'armatura. Allora, droppiamo tutte quante queste cose e ci rubiamo l'armatura. Ti faccio gli auguri, poi grazie mille, a dopo. A dopo, bomber! Mi spiace, ma dopo mi sa che vedrai una bella esplosione se trovo la TNT o la lava. Qua cosa c'è? La zona per dormire. Va bene. E di qua abbiamo... Cos'è? Ho uscito dal server! Ah, è rientrato. Invece mi è risaltato tutto quanto. Allora, di qua... Ma continua a uscire dal server! Ma che fastidio questo Shonjini, ragazzi! Vabbè, qua abbiamo i cavalli. Uno è Eufemio. Che nome strano, Eufemio. E Claudio. Vabbè, un altro Claudio. Già l'avevamo trovato con la mucca nel primo episodio. Di qua abbiamo la zona crafting con gli oggetti. La qua la zona cibo. E poi abbiamo un santuario gigantesco. Che è questo qui, mi sembra un santuario. Non so se sia un santuario o meno. Sì, è un santuario. Ma carino. Sì, niente, niente di troppo esuberante. E poi abbiamo l'ultima casetta, che è questa qui, che è la casa di Shonjini 08. Ma si vede perché è un po' più grande rispetto alle altre. Quindi si vede che era il capo, ragazzi. Perché qua c'è il letto, ma non ha... Ah, ok, qua c'ha delle ceste. Ragazzi, ha 4 blocchi di diamanti. Quindi 4 per 9, tecnicamente 4 per 9 fa 36. Quindi qua abbiamo altro quarzo del vetro. E qua, un sacco di attrezzi. Prendiamoci anche l'accetta in diamante. Foxy Flower è entrata nel server. Ragazzi, ciao, sono nuovo. Non mi aspettavo entrasse altra gente. Vabbè, è entrata anche Foxy Flower. Va bene. Oddio, quanta roba c'è qua dentro. C'è anche della lava, ragazzi. Ottimo, perché se c'è della lava possiamo prendercela, ma bisogna andare a cercare per forza della TNT. TNT che però, secondo me, questo Shonjini è furbo, perché l'ha nascosta. Lasciamoli parlare tra di loro in chat, ragazzi, perché tanto parlano tra di loro, si spiegheranno tra di loro. Noi cerchiamo della TNT, perché la TNT qua deve essere per forza nascosta da qualche parte. Li vedo là in fondo che stanno cicciarando, che stanno parlando. TNT che, appunto, secondo me può nascondere... qua vedo un buco. TNT che secondo me deve essere per forza nascosta da qualche parte, ragazzi. Quindi, ora... Facciamo con calma, parliamo a bassa voce e cerchiamo la nostra TNT. TNT che non è neanche qua. No, nella zona santuario non può essere. Le case le abbiamo controllate. Dobbiamo cercare meglio e non farci scoprire dove posso essere io. Quindi, non ho controllato bene la zona qua dei cavalli e degli animali. Qua c'è un calderone. Magari qua, sotto. Magari sotto ci sono delle ceste nascoste. Vabbè, io smonto un attimino perché tanto sono lontani loro, ragazzi. Qua niente. Sotto magari a questa anvil. Nulla. Adesso arriva Pao. Ragazzi, stanno arrivando tutti quanti. Dobbiamo assolutamente muoverci. A meno che siano sotto le zucche. Vediamo.
No, sotto le zucche non è tutto quanto pieno. Qua le ame... Meloni! Ragazzi! Questi qua continuano a parlare in chat. L'ho trovata così a caso. Va bene. Uno stack 14 TNT. E della Flint and Steel. È entrato anche Paolini. Ma ragazzi, ma quanta gente c'è in questo server? Anche Paolini è nuovo. Mamma mia, ragazzi, c'ho l'ansia di far esplodere tutto quanto. Io tipo così. Tipo, tappo in realtà col diamante. Di qua c'è anche la zona delle navi. Qua c'è un bunker. Oddio, con uno squid intrappolato. Ragazzi, allora, la mia idea è questa. Se sto Paolini qua mi scopriva. Ragazzi, abbiamo scampato un pericolo enorme. Se sto Paolini qua ci scopriva con la TNT era un disastro. Tippati da Shongini. Da quanto so è lui che interroga i nuovi. Cioè io non c'entro niente. Hanno bannato Paolini, ragazzi. Ma questo server qua è un server di pazzi. Allora, qua la gente si insulta intanto in chat, lasciamoli fare, ragazzi. Loro stanno prendendo tra di loro. Entriamo dentro Lion. Ci nascondiamo qua. Beh, magari piazziamo i blocchi per bene. E piazziamo la TNT. Prima di fare l'assalto finale, scrivo in chat. Ho scritto: ma qua odiamo tutti quanti Lion. Così andiamo sul sicuro e facciamo veramente saltare in aria tutto quanto. Ma io scrivo le robe in chat e la gente esce dai server. Quanto odi Lion da 1 a 100.000? Perché qua la facciamo pagare a Shongini se odia Lion per davvero, eh. No. Qua ragazzi non va bene. Qua non va bene, questo qui è un vero hater di Lion e mo facciamo saltare tutto quanto in aria da cima a fondo. Qua piazziamo tante di quella TNT che Shongini se lo ricorda per il resto della vita. Ma smettila che guardi i video di Anna. Ma non sto capendo, ma qua la gente si odia, la gente non si odia. Io qua faccio saltare in aria tutto quanto. Mi spiace perché questa statua qua di Lion era proprio bella. Qua c'è da far saltare in aria ogni cosa. Piercocco, posso venire? Non ora. Esatto, bravo, scriviti di minare Shongini, ragazzi. Io amo sto server. Ragazzi, qua dobbiamo piazzare tante quella TNT che gli facciamo fare il botto a sta statua. Ok, siamo pronti. Io per attivare queste TNT ho un Flint and Steel. Ma io vorrei che Shongini si tippasse da me, perché io vorrei far vedere queste esplosioni qua di TNT. Lo facciamo tippare. Allora, prendiamo il nostro Flint and Steel. Ragazzi, gli ho detto di tipparsi perché è urgente. Oddio. Un attimo. Perché un attimo? No, io ti volevo subito, Shongini. Cavolo, veloce. Veloce, ho un Flint and Steel in mano, non ho paura di usarlo. Ragazzi, è entrato l'account 2 di Paolini. Non ci credo. Questo server qua è pazzesco. Questo server qua è pazzesco, ragazzi. Sarà bellissimo far saltare in aria tutto quanto. Paolini, no, no, tu non hai visto niente. No, che fai? Shongini, 08, vieni. Voglio vedere cosa combina. Questo qua, boh, mi sa che non mi vuole rompere la TNT, però. Io li faccio così. Paolini è uscito. Io me ne vado. Ha scritto io me ne vado, Paolini. No, ragazzi, Shongini non viene. Ciao Shongini, ma che fai? Guarda cosa faccio! La tua TNT sta per saltare in aria tutta quanta! Non mi interessa se esplodo! Oh. È esplosa la statua di Lion, è esploso tutto quanto qua in zona. Ah, come abbiamo griffato tutta quanta questa parte qua. Vabbè, abbiamo griffato la statua di Lion che era infilzata e ora dovranno rifare tutta quanta quella zona lì nuova, compresa la casa di Shongini che è stata colpita e anche tutta quanta la zona della fontana. Io spero che questo video qua vi sia piaciuto e probabilmente sarò stato bannato dal server perché secondo me Piercocco 0404 non potrà più entrare. Spero che questo video qua vi sia piaciuto, lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale se avete fatto, scegliete il video qua davanti, da Marco è tutto. Ciao!